Ecco, ci troviamo nella sede della Lega Nord. Siamo con Alessio Geremia, che è il segretario fondamentale o solo di Portogruaro, che non ho ben capito. Allora, noi lo chiamiamo di circoscrizione portoghese, che un po' sarebbe mandamentale. Quindi mandamentale è corretto, della circoscrizione portoghese Perché altrimenti del circo di Portogruaro lei è anche consigliere a Teglio alla fine. Veneto, sembrava un po'. Sembra quasi doppia sedia, doppia carica, eccetera, eccetera. No, è qui a Portoguaro la segretaria di sezione, che è Tifogliani, che voi conoscete, quindi insomma non togliamo agli altri quello Perciò che il è ruolo compito. di Chetti Fogliani è comunque sempre ben. Nel portoghese inteso come comune Portoguaro, con tutte quante le sue frazioni, che poi coordina con me, che io devo coordinare tutte quante i vari comuni, gli unici comuni del portoghese, da Nonne, Cinto, Teglio, Portoguaro e così via, insomma. Perché diciamo che voi attualmente non siete rappresentati in consiglio comunale, perciò si sente poco la vostra voce. Allora, giusto per stuzzicare un po' questa intervista, ma anche lei stesso, noi qua abbiamo Terre dei Doge in festa. Oggi c'è stata l'inaugurazione, c'è stata una protesta dei commercianti. Io ho seguito sotto i portici, c'erano addirittura alcune serrande Abbassate. abbassate. E lei, come rappresentante della Lega Nord, come vi ponete di fronte a questa forte protesta dei commercianti verso il comune di Portogruaro? Beh, assolutamente, noi sia come Lega Nord e anche la mia persona appoggio questa protesta dei commercianti nei confronti dell'amministrazione, che era partita con creare la ZTL, la zona a traffico limitato all'inizio, con tante promesse che si sarebbero fatti i parcheggi, che si sarebbero aumentate le sicurezze per la sicurezza per i cittadini che poi magari si devono spostare per raggiungere le proprie autovetture, e invece hanno fatto la ZTL in 448 chiudendo il centro, e con questo, in un momento molto difficile di quello che è socio-economico, dal punto di vista finanziario, hanno dato la batosta finale, secondo me, ai commercianti e agli esercenti del centro. Quindi, pienamente in appoggio, anzi, se loro vogliono avere ulteriore forza, noi ci siamo, quindi li invito a contattarci attraverso la segreteria del Portoguaro o anche attraverso la mia persona, in modo da poter fare una battaglia assieme. Questa, dal mio punto di vista, è una promessa elettorale che il sindaco Bertoncello aveva fatto ai residenti. Perciò L'ha lei fa. mantenuta e quindi, insomma, sta mantenendo il suo programma, le sue promesse elettorali. Lei sta ponendo sotto i riflettori una questione che forse è stata poco vista o non considerata, perché lei ci associa alla questione dei parcheggi anche il fatto della sicurezza, perché essendo i parcheggi non più diciamo a portata di piede, e mi consenta la battuta, uno deve farsi un po' di strada e di questi tempi rischia. Ma di questi tempi, ma io soprattutto penso anche quando d'inverno già alle 5 di pomeriggio, alle 6, alle 7 fa già buio, quindi chi lavora nei bar, nei vari negozi finisce di lavorare e deve farsi un pezzo di strada per raggiungere quei pochi parcheggi liberi, perché ricordiamo che il parcheggio che è definito nel nostro parlato, così insomma, ex ospedale vecchio, è a disco orario, quindi non è uno che lavora 8 ore in negozio, non può parcheggiare lì, deve parcheggiare di fronte all'autostazione delle Corriere o verso, diciamo, dove la zona dei Carabinieri, insomma quella zona là, per trovare un parcheggio libero senza pagare e farsi un pezzo da qui fino là, con i tempi che corrono, con anche le ultime, insomma, parlo degli ultimi 3-4 mesi, insomma, non mi pare che Portoguaro sia stata così tranquillissima. Io ieri sera personalmente ho dovuto farmi un bel pezzettino di strada ed ero da solo, sinceramente, e per mia fortuna non ho incontrato nessuno, non ho avuto nessun problema, però ho provato a pensare, magari una ragazza che esce alle 8 di sera, comunque anche ieri sera, che metti che chiuda il bar alle 11, a mezzanotte, alle 2 di notte, deve farsi un pezzettino, trova magari chi ha bevuto
un paio di bicchieri in più o altro che cattive intenzioni, insomma, non è la più, il più bel biglietto da visita che possiamo presentare, insomma. In che zona aveva parcheggiato ieri sera? Io l'ho parcheggiato nella zona dei Carabinieri, quello spiazzo vicino al parcheggio dei Carabinieri. Allora, rimanendo focalizzati, perché questo è un punto di dibattito molto forte in questo momento, non pensa che di parcheggi ce ne siano a sufficienza e bisognerebbe invece collegarli tra loro, magari anche con bus navetta, meglio se elettrico, e fare in modo che la gente vada su questa cintura di parcheggi che a mio avviso ci sono, perché li so, non sono collegati tra loro, la gente non è informata come in altre città, si va a Udine, c'è parcheggio libero, tot posti, perché non si fa qua? Questo bisogna chiederlo al sindaco Bertoncello, perché non si fa qua. I parcheggi, diciamo, limitrofi, insomma, anche quattro passi non fanno male, questo senza ombra di dubbio. Bisogna però dotarli di illuminazione e dotarli magari di videosorveglianza. Allora possiamo raggiungere con un po' più di tranquillità il parcheggio, che sia la zona delle due torri, dove c'è il complesso due torri, o la zona dei Carabinieri, o di fronte all'autostazione del Corriere. Va benissimo, in attesa del parcheggio che hanno detto sotto l'ex oratorio, insomma, qui da... Sì, lei, ecco, questa è una domanda. Attendendo che... Attendendo questo, però, diamo la sicurezza sia dal punto di vista dell'illuminazione o dal punto di vista della videosorveglianza. Cosa ha fatto questa amministrazione con Porto Guaro? Ha subito installato la telecamera per multare chi passa dopo le 21 con le videosorveglianza, insomma. Intanto prendo dalle tue tasche e poi ti darò forza. Allora, mi sembra di capire dalle sue parole che lei è favorevole al parcheggio sotto l'oratorio, è indispensabile. Se è collegato nel progetto della ZTL va bene, perché la ZTL può essere una cosa anche carina, possiamo discuterne assieme, però dopo che l'amministrazione mi dà come cittadino parcheggi e dal punto di vista di raggiungere questi parcheggi o col bus navetta o comunque a piedi, perché insomma, ripeto, quattro passi non fanno male a nessuno, però che siano in sicurezza. Sì, allora, sempre tornando alla domanda di partenza, sul volantino vedo che c'è Confcommercio che è tra i collaboratori, sponsorizzatori di questa manifestazione. Però questa protesta forte dei commercianti, capitanata da Olivo, e che tra l'altro ex presidente Ascom, non pensa che sia un po' un controsenso o un farsi la guerra in casa? Beh, insomma, Confartigianato, Confcommercio, l'ASCO, insomma, raggruppano, sono molto più ampi della cintura delle due vie, diciamo, principali di Porto Guaro, e quindi magari è comprensibile la collaborazione, diciamo, che si fanno anche da promotori, eccetera eccetera. Però qui stiamo parlando proprio delle due vie, quindi il signor Olivo conosce molto bene. E via Garibaldi, lui, perciò è l'altra via parallela, via Martiri. Le due vie, stavate dicendo, via Corso da Martiri e via Garibaldi, sono le due vie che ne hanno subito, insomma, di questa ZTL, così dal giorno alla notte, come mi piace definirla a me. Confartigianato, Confcommercio, l'Ascom sono degli enti un po' più ampi, oltre Porto Guaro, infatti parlano, sì, raggiungono addirittura Bibione, San Michele e altri paesi limitrofi. Quindi io mi metto nei panni, insomma, del presidente o direttore, o qui comunque dal patrocinio e la collaborazione non può esimersi dal dare la collaborazione a questa festa molto importante per la cittadinanza di Porto Guaro. Perché guardando le foto sui giornali sembrava quasi una riunione carbonara fatta da Olivo per fare questa manifestazione qua, e sembrava non rappresentativa dal 100% dei commercianti, invece c'è stata proprio un'adesione massiccia, e questo va un po' a delegittimare, non fa una bella figura la Confcommercio. Oddio, questo non conosco i rapporti tra il signor Olivo e l'attuale presidente della Confcommercio, insomma, non vado sicuramente a fare le pulci a casa degli altri. E io ho visto che se non il 100%, il 98% dei commercianti delle due vie hanno partecipato con una striscia a lutto, diciamo così, nera fuori dalle vetrine, e con le serrande tirate giù e con le luci spente. Io ho visto quasi il 100%, forse qualche caso, confermo, non è un problema. E quindi Olivo è legittimato a questa protesta.